Per i bilanci delle regioni che hanno dovuto far fronte a spese extra per la sanità, pretendiamo che venga riconosciuto il payback e che arrivino 1,1 miliardi di risorse per le spese che sono state sostenute. Con il governo abbiamo sempre lavorato molto bene, quindi ho fiducia che questo venga riconfermato. Lo dice a chiare lettere il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel suo tour in Toscana, prima al Forum Sistema Salute, poi a Terranuova Bracciolini e al Teatro Niccolini di Firenze per la presentazione del suo ultimo libro, Il Paese che Vogliamo, una sorta di manifesto per l'Italia che verrà all'insegna della transizione ecologica e digitale. Un paese più efficiente, più moderno, più giusto, un paese che investa laddove la competizione tra i territori più avanzati del mondo pretende di investire. Primo pilastro, scuola, università, formazione, conoscenza. Seconda e terza, quello che il PNRR indica come pilastri, la transizione ecologica e quella digitale. E lì dentro noi dobbiamo scommettere, perché le risorse arrivate dall'Europa, che se fosse stato per quelli alla Meloni e a Salvini che firmavano gli accordi con Orbán, non li avremmo mai viste, e grazie invece a chi è convintamente europeista, per una volta l'Europa davvero fa l'Europa, e 230 miliardi di euro a disposizione obiettivamente sono adesso un'opportunità per noi. Dobbiamo essere noi che governiamo, chi a livello nazionale, noi nei territori, a dimostrare di essere all'altezza, perché se spese bene queste risorse e se tenuta a bada la pandemia, i ritmi di crescita del paese potrebbero essere davvero doppio o tripli rispetto a quelli degli ultimi 20 anni.